Mariangela Musci, assessore del comune di Lonato del Garda, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto, bentornata, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, assessore a cultura, scuola, cos'è che turismo, cultura, eventi. Turismo, cultura, eventi, perfetto. Ok. Allora, ovviamente, visto che siamo al 24 luglio, parleremo dell'Os de Stomach, che è fatta dalla fiera di gennaio. Va bene, no, ovviamente. È il nostro prodotto. È leggerino, d'estate va bene, sono col caldo. Non proprio, infatti lo proponiamo, lo promuoviamo durante la fiera di gennaio. Va bene, ok. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è il 348-3188-339. Oh, per chi non lo sapesse, pochi. L'Os de Stomach è una specie di salume da pentola, no? Vostro, proprio sì. Una tese, proprio sì, per cui... Sì, ecco. Sì. È bello caldo anche, no? Ecco. Allora... Dunque, quali novità per quanto riguarda, oppure facciamo anche, se non ci sono novità, anche un riassuntino, anche perché comunque... Grosse novità no, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, mettendo un po' l'accento su quelle che sono più appetibili magari per, a livello turistico e che stanno interessando chi viene da fuori. Quest'oggi puntiamo magari a entrare nel dettaglio su alcune iniziative che sono state promosse dall'inizio dell'estate, quindi la prima in ordine di tempo. Ho selezionato degli eventi in ordine cronologico in modo che se ne possa seguire il filo conduttore. Il 28 di luglio si conclude la mostra etica che è stata installata alla Fornace Romana, alle Fornaci Romane, dall'inizio di aprile. Quindi ci sarà alle 10.30 la presentazione e l'incontro con l'artista Alberto Salvetti. E in questa che è stata una mostra che ha riscosso anche abbastanza successo. Ho con grande piacere l'iniziativa del responsabile scientifico della Fornace, che è la dottoressa Zentilini. Sono proprio installazioni che abbiamo messo anche all'esterno della Fornace, quindi all'interno ci sono una decina di installazioni. Poi ci sono dei richiami, uno alle scale del comune, uno all'interno della biblioteca, dove andiamo a mettere l'accento, magari quello della biblioteca un pochettino più significativo, sulle fake news. E quindi l'artista cosa propone? Propone funghetti che crescono tra la sera e la mattina, sono molto, molto carini, molto, e sono piaciuti moltissimo. Quindi il progetto artistico nasce in un sito archeologico, e questa è la tendenza poi degli ultimi tempi per andare a valorizzare siti che magari destano purtroppo poco interesse nella cittadinanza piuttosto che nei turisti. E perché i siti archeologici? I siti archeologici sono le testimonianze del nostro passato, sono le tradizioni, sono le conoscenze dei nostri antichi predecessori che si tramandano e che noi dobbiamo conservare con tanta cura, perché non possiamo perdere questi elementi. Ecco, qui gli artisti contemporanei hanno studiato poi dopo l'evoluzione, quindi il titolo dell'incontro è proprio questo, Memorie in evoluzione, terra, acqua e fuoco, hanno studiato l'evoluzione e l'hanno proposta con le loro installazioni, che sono veramente significative e personalmente mi hanno colpito moltissimo, insomma sono rimasta piuttosto scioccata. Tra l'altro un sito archeologico, una Fornace, non ci facevano il pane, ci facevano i mattoni. Esattamente. Proprio qualche giorno fa è stato pubblicato il risultato, si è scoperto quale tipo di cemento facevano i romani, perché dicono come fanno i ponti romani a essere ancora in piedi anche in zone sismiche eccetera. E allora, a parte che i romani hanno inventato l'arco architettonico, sì, che scarica su tutta la struttura il peso, mentre prima l'architrave invece si poteva spezzare, c'era cenere vulcanica.
l'Italia è piena di vulcani e quindi loro avevano cenere vulcanica che mescolavano a calce e ad altre cose. Pare che dia una particolare flessibilità del cemento addirittura. E quindi? Quindi tenevano i mattoni ben spiegato l'ingegno. Dei nostri antenati. Un paio di giorni fa è stato pubblicato il risultato. No, questo non l'ho letto e andrò senz'altro poi dopo a leggere, insomma, ecco. Bene, quindi vi invito tutti quanti domenica 28 luglio alle 10:30 alla Fornace Romana per guardare insieme e confrontarci direttamente con l'artista Alberto Salvetti. Poi mi piace anche l'attenzione alle fake news, che se c'è un problema di oggi proprio siamo sul pezzo proprio. Questa è geniale, proprio mi ha colpito tantissimo, e metterla in biblioteca penso che sia stato anche quel tocco in più per poter essere efficaci nella comunicazione. Veramente, sì. Andiamo avanti. Allora, poi ci spostiamo, di questo ne abbiamo già parlato, dell'opera buffa del Don Pasquale al 31 di luglio. Ecco, vorrei sottolineare ancora il percorso e dare una piccola news, perché mi sono accorta nell'intervista dell'ultima volta che sono andata un po' oltre senza aver spiegato bene, e quindi vorrei sottolineare il percorso che sta avendo i dovuti riscontri negli artisti e anche nel pubblico. Proposto dalla dottoressa Anna Brandolini, quindi è un contatto col quale veramente mi di grande soddisfazione l'incontro con questa figura, veramente piena di energia, piena di carica, e siamo andati a istituire all'ONATO un qualcosa che veramente mancava. Quindi la masterclass è partita, gli artisti ci sono da tutta Europa, dalla Romania, dalla Georgia, da fuori, molto bello. L'opera buffa sarà al 31 di luglio. Dove? Nella Rocchetta. E poi dopo a gennaio abbiamo pensato di istituire il primo concorso lirico all'ONATO. Lo intitoleremo a Paolo Chimeri, che è uno dei nostri concittadini più illustri, compositore e musicista. E lo intitoleremo L'Onato in opera, che può essere interpretato poi anche con varie sfaccettature, non solo nella musica lirica, ma in opera su tantissime cose relative al turismo e alla cultura, insomma, ecco. Quindi questo è il percorso che andremo facendo. Questo a gennaio, però. Sì, esatto, andiamo nel 25. Eccoci, poi torniamo con un appuntamento che arriva alla 12ª edizione quest'anno, ed è l'ONATO in Festival, quindi organizzato dalla Fondazione Ugo da Como, e va a vedere le esibizioni degli artisti di strada, del circo contemporaneo e della musica provenienti poi da più parti del mondo, perché davvero sono tantissimi i soggetti che intervengono da ogni dove. È diventato un appuntamento imperdibile sia da chi poi lo struttura che per chi lo aspetta con ansia, perché grandi e piccini si divertono veramente molto, ed sono 3 giorni molto interessanti. Perché se il circo è bello, tra l'altro, piace addirittura di più agli adulti. Pensiamo al fatto, lei continua a parlarmi di gennaio, quindi a me pensare al buio alle 4:30 del pomeriggio mi viene già male. Però a parte questo, e la nebbia e il cielo grigio, vabbè, comunque a parte questo, pensiamo al fatto che ogni 31 dicembre tutti gli anni c'è una televisione che fa vedere il circo di Monte Carlo, dove comunque c'è un'ora di luce in più e ci sono 20 gradi in più rispetto a gennaio, che non da noi. Insomma, l'invidia No, ecco. Allora, quindi. E noi ad agosto, questo quindi dal 9 fino all'11 di agosto, abbiamo la nostra parte, facciamo la nostra parte con il circo contemporaneo al castello.
quindi mm-hmm. alla Rocca di Lonato. Benissimo. La vedo volentieri alla radio, l'ascolto perché parla bene ed è chiara, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Grazie. Si cerca sempre, non è facile comunque seguire un filo logico e trovare le parole velocemente. Sì. Le fornaci romane andrebbero curate di più con pubblicità specifica, orari per la visita più frequente, insomma, specialmente d'estate con i turisti. Lo so, è vero, ci stiamo sforzando, abbiamo fatto delle iniziative legate anche all'Archeo Experience, quindi i pulmini che poi toccano tre siti diversi, dall'aratro di Desenzano alla fornace romana e poi agli scavi del Lucone. Abbiamo stretto accordi con i Grest perché i nostri piccoli possano vivere e vedere il territorio. Purtroppo la fornace è in un luogo un po' troppo infelice e quindi non è di facile accesso e gli sforzi ci sono, ci stiamo provando e la stiamo collegando anche, come avevo già anticipato, al sito palafitticolo della Vagnone, dove adesso stanno per installare questi pannelli interattivi e ci saranno degli oculos veramente divertenti, quindi sempre per grandi e piccini, e qui come degli occhiali normali si potranno indossare e vedere com'era il sito. Fantastico. Sì, questo è una bella no, sai che adesso tra internet e DAB ci ascoltano da lontano. Allora, il sito del Lucone non è un signore che si chiama Luca alto 2 metri, ma è proprio un nome di un toponimo. A Polpenazze, sì. Poi Lavagnone è un sito palafitticolo che sta tra Lonato e Desenzano, dove è stato rinvenuto l'aratro più antico del mondo, eccetera, eccetera. Esatto. Ancora patrimonio UNESCO e così via. La parte moderna, diciamo così, cioè sembra di essere nel Tennessee, ci manca anche la fabbrica che produce il whisky e poi dopo fattoria, siamo nel Tennessee veramente. Quindi è veramente un posto meraviglioso, quindi andate a visitarlo. Sì, infatti lo propongo tutte le volte, cerco anche questo perché entri nell'orecchio delle persone. Ricordo che il primo evento un po' tra virgolette clamoroso è stato fatto l'anno scorso, l'ho pensato insieme alla Confraternita del Lupo, li ho un po' obbligati ad adattare l'evento alla fornace romana. L'abbiamo fatto l'assalto alla fornace romana con proprio in costume d'epoca, è stato molto divertente e lì tantissimi lonatesi non ne sono mai stati alla fornace romana, l'hanno vista per la prima volta. Esatto. Speriamo insomma che diventi anche un suggerimento da dare a parenti e amici. Qua dicono ero a Desenzano, Musci, un gruppo di turisti chiedeva per visitare fornaci romane ma nessuno sapeva dare informazioni chiare, è vero, sì. Perché obiettivamente non... Purtroppo il fatto che ci sia la centrale elettrica proprio lì adiacente sembra, la fornace è piccolina, cioè nel senso è bassa rispetto a tutte le installazioni della centrale elettrica, perciò sembra che si perda dentro, le indicazioni stradali sembra che si perdano all'interno della centrale elettrica, questo è un problema grosso, ma non possiamo, sì. Magari potessimo trovare soluzioni diverse, non sappiamo come ci stiamo attrezzando. Fornaci da valorizzare di più perché sono uniche e meravigliose, lo abbiamo noi di Lonato, poi sì. ancora sono in Castiglione, se avete difficoltà a gestire le prendo in carico io con un GTT, non capisco, di Castiglione, con un gruppo di Castiglione. areacultura@comune.lonato.bs.it. Ascoltiamo tutte le iniziative, tutte le Perfetto. Proposte da parte degli utenti. Proseguono anche poi gli spettacoli in piazza? Proseguono gli spettacoli in piazza, ci saranno dei tributi, è vero, dal 2 di agosto verso la fine di agosto, sono i tributi a Lucio Battisti il 2 di agosto, il tributo a Michael Jackson alla fine di agosto, e alla fine di agosto c'è anche
come si dice, il calici di stelle. Calici di stelle, ne ho parlato anche di questo evento, ne ho parlato, l'ho annunciato la settimana scorsa, sta prendendo sempre più forma e abbiamo ottenuto la collaborazione dell'Associazione Astrofili di Brescia. Verrà abbinato un evento collaterale, quindi l'ingresso alla Casa del Podestà. Ricordo che Calici di Stelle si terrà presso il parco esterno della Rocca Contesa, quindi poi vicino alla Casa del Podestà si potrà accedere e visitare la mostra Nino Ferrari. Poi compreso nel biglietto, mentre la mostra è con pagamento a parte, compreso nel biglietto che si paga per l'accesso a Calici di Stelle, si potrà accedere alla rocca con la visita guidata degli astrofili e quindi vedere le stelle insieme. Questo perché, quando sarà Calici di Stelle? Il 22 di agosto. Il 22 di agosto, sì. Per cui benissimo. Allora, io direi che abbiamo concluso, avremmo finito il tempo. Come ha ancora tanto da dire? Allora, perché una all'onato cosa, c'è tanto. Sì, all'onato c'è tantissimo, quindi vi aspetto tutti numerosi. Se c'è la possibilità, l'ultimo. Sì. Facciamo una pausa? Ok, allora facciamo una cosa, assessore. Facciamo una pausa, sì, con Mariangela Musci, assessore di Leonardo. Benissimo, ci troviamo. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con Mariangela Musci, assessore di Leonato del Garda. Aggiungiamoci anche questo perché c'è il del Garda, certo. Giustamente avete anche una spiaggia, poi avete la spiaggia anche giustamente, a parte che poi vabbè insomma anche non fosse, cioè siete vicinissimi proprio, però comunque avete anche la spiaggia, per cui allora stavo dicendo, ecco sì, aveva una cosa che doveva dire. Sì, l'ultimo, no, che non è l'ultimo, però sta diventando un appuntamento imperdibile, imprescindibile nel panorama di tutti gli eventi estivi, ed è un po' quello che chiude la stagione estiva proprio, ed è Leonato Festival Jazz con Fulvio Sigurtà, che ne è il direttore artistico. È veramente un appuntamento significativo, è molto partecipato. E quest'anno siamo riusciti a ottenere il patrocinio di Regione Lombardia. Abbiamo partecipato a un bando e abbiamo ottenuto un finanziamento anche importante per noi, e di questo voglio davvero ringraziare la professionalità di Fulvio, che ovviamente ci consente di portare il progetto anche su altri tavoli rispetto a quello del comune di Leonato e del mio assessorato, ma davvero l'ultimo pezzettino di questa intervista vorrei proprio esprimere l'orgoglio che ho nel poter portare con calore le iniziative del mio territorio, le esigenze del mio territorio a dei tavoli superiori. E l'orgoglio dove sta nelle orecchie che ascoltano, perché davvero l'efficacia e fare da intermediario a queste iniziative non è altro che motivo di grande soddisfazione. Quindi mi piace ringraziare l'assessore Barbara Mazzali, l'assessore di Regione Lombardia al turismo, e anche la neoeletta europarlamentare Maria Teresa Vivaldini, che sono sempre molto, molto attente al territorio. Davvero un grazie importante. Territorio che, assessore, è una domanda che le faccio facendo una considerazione, essendo così vicino all'Austria, alla Germania, al punto tale che in Baviera dicono andiamo a vedere cosa c'è oltre montagna, no? Che parlano del lago di Garda. Dovrebbe avere ancora di più di iniziative di questo tipo qua, perché il jazz non sembra ma muove milioni di persone. Il jazz muove milioni di persone, la musica lirica muove tante persone, non dico okay. milioni, ma altrettanto. È veramente per noi strano, perché forse fa poco parte della nostra cultura, ma negli eventi di musica classica e lirica che sono stati fatti precedentemente, magari più piccoli di un'opera, chiaramente questa è un'opera completa, quella che verrà fatta, la partecipazione degli stranieri con bimbi dai 6 mesi in su, quindi silenziosi, attenti e tutto, quindi
inusuale per noi, però da lì nasce, da lì nelle scuole si studia il violino, nelle scuole si studia, all'asilo si studia il violino, si studia il piano e c'è una predisposizione diversa rispetto a noi. Noi ci proviamo nel nostro piccolo. Sì, lì siamo, siamo con un assessore alla cultura, quindi si può fare, mentre cominciamo a ringraziarla, Mariangela Muscio, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che sì, siamo il paese di Rossini, di Vivaldi, eccetera, eccetera. Vivaldi in particolare, senza il quale Mozart e Beethoven non avrebbero saputo fare le cose che hanno fatto un secolo dopo, perché si sono molto ispirati, però purtroppo nel resto d'Europa la preparazione musicale di tutti i cittadini è immensamente superiore rispetto a quella degli italiani. Bisogna purtroppo sensibilizzare diverso, abbiamo perso, eravamo il paese del bel canto, abbiamo perso magari un pochettino di smalto, e noi allo nato nel nostro piccolo stiamo facendo. C'è una riscoperta appunto. Sì. Grazie Mariangela Musci, assessore di Lonato. Grazie.